da quel che vogliamo portare. La macchina lì è a posto, no? Inna Allah yaghfiru adh-dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفضل الأنبياء والمرسلين. Certamente il mese sacro, il mese benedetto di Ramadan, un mese importante per tutta la comunità musulmana a livello mondiale. La comunità musulmana italiana fa parte, ecco, di questa umma di religione musulmana, quindi condividiamo i benefici di questo mese sacro, mese benedetto di Ramadan. Questo mese che la comunità attende da un anno all'altro anno, perché proprio in questo mese che è il perdono di Dio, sicuramente si conclude il bellissimo mese di Ramadan. Questo benedetto mese è una giornata di festa. Noi sappiamo che le festività religiose musulmane accadono dopo eventi molto sentiti. La festa di Eid al-Fitr avviene dopo il mese di Ramadan, mentre la festa di Eid al-Adha avviene dopo il mese del pellegrinaggio, dopo la giornata di Arafah, la giornata del pellegrinaggio. Quindi la comunità si sente molto partecipe alla gioia, come aver, ecco, con questa gioia condivide la bellezza del ricompenso, ecco, di fine percorso. Ha fatto 30 giorni, ecco, di percorso di digiuno, ecco, la ricompensa di vivere questa gioia insieme con la comunità. Molti fedeli vengono qua alla grande moschea di Roma per condividere questa gioia. Arrivano oltre 10.000 a essere nelle diverse giornate, nelle diverse ore di preghiera che la comunità musulmana fa, perché non potendo accogliere tutti con la prima preghiera, c'era l'abitudine di fare anche diversi momenti di preghiera proprio per accogliere, ecco, la comunità che vuole venire a festeggiare, ecco, a fare anche la preghiera di Eid al-Fitr. Almeno due volte viene fatta la preghiera, qualche volta la terza, anche la terza volta viene fatta per chi arriva da lontano e non riesce a prendere i mezzi di trasporto presto così. La comunità musulmana italiana è una comunità molto ben integrata nel tessuto sociale e dove vive. I musulmani è una minoranza oggigiorno ha raggiunto quasi il 4% sulla popolazione italiana, circa 2.800.000, metà dei quali hanno avuto la cittadinanza italiana, quindi hanno seguito un percorso di integrazione e di una cittadinanza attiva.
Certamente la comunità musulmana è molto fiera di vivere in Italia, è un paese al quale si sentono parte integranti, vogliono partecipare alla sua prosperità e vogliono dare anche il loro valore aggiunto, ecco, per la società italiana. È la comunità dove prega di più 5 volte al giorno, e questa sala molto bella è stata, ecco, allestita con una decorazione turca. Vediamo anche il mihrab con questa bellezza, ecco, di queste lastre di calligrafia, sono fatte in modo tipico turco. Qui molto bello vivere questi momenti spirituali anche nel Ramadan, anche in questo spazio di preghiera, e ricordare che ogni posto sulla terra è un posto degno nel quale il musulmano può pregare Dio.